questa è la sua visione. È stato in vantaggio il Teramo, che è partito forte, è partito subito aggressivo, non è che si programmino proprio queste cose, volevamo partire aggressivi anche noi, sono partiti meglio loro, ho trovato un rigore dopo 6 minuti, quindi la partita si è messa per loro bene, ma io direi che poi è stato un senso unico, ho giocato solo su una metà campo, forse anche dentro un'area di rigore, abbiamo giocato molto bene, abbiamo fatto girare palla, abbiamo creato 5 o 6 occasioni da gol pulite, nitide. È stato molto importante per noi chiudere con il primo tempo con quel gran gol di Tremolana. Sarebbe stato duro andare in spogliatoio dopo aver fatto questa partita sotto. Invece quel ci ha dato ancora fiducia e siamo ripartiti bene noi nel secondo tempo. Abbiamo trovato l'episodio del rigore questa volta a favore nostro. Tutti e due i rigori sono netti. E abbiamo portato a casa una partita direi meritatamente, perché nel complesso abbiamo fatto decisamente meglio noi oggi del Teramo, che è un'ottima squadra che la rispettavo tantissimo. Ecco mister, per voi il 20° risultato utile consecutivo, il Teramo esce a testa alta. Ma sicuramente sì, ma Teramo gioca molto bene, è una squadra aggressiva. Se oggi non ha fatto tantissimo, secondo me non ha fatto tantissimo, penso che sia stato un merito nostro, perché avendolo visto nelle cassette, nelle recenti partite, ha sempre creato veramente tanto. E oggi, a parte il Gagno che ha fatto una grande parata sul tiro al volo lì, che poteva riaprire la partita, abbiamo fatto poi decisamente meglio loro. Però il Teramo è una squadra in salute, sta bene, gioca bene a pallone, è una squadra che è sempre un calcio propositivo, molto, molto ben messo in campo. Mister, è chiaro che il campionato è ancora molto lungo, equilibrato, però giocare, aver vinto adesso, magari un orecchio a quello che accade a Gubbio, magari di passare del ritorno lo darà. Ma l'orecchio sì, colleghi di Modena mi chiedono sempre se guardo la Reggiana, no, potrei, se fossi comodo la guarderei, perché tra poco andiamo a giocare a Gubbio anche noi, quindi solo per quello, non tanto per aspettare il risultato loro, è chiaro, è umano guardarlo, perché non penso che non si guardi, molti ragazzi avranno i cellulari collegati con la partita, questo è normale, è cosa umana, però non con quella frenesia di star lì a vedere, perché sappiamo che non cambiamo noi il risultato guardandola e basta, quindi noi dobbiamo pensare di far bene noi.